Buongiorno a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per registrarvi il terzo e ultimo video della serie, dei video appunto dedicati all'infermieristica, dedicati più che altro al percorso, diciamo così, universitario. Il terzo anno non è stato semplicissimo, lo so che è quello più vicino a me, ma non lo so, contemporaneamente mi sembra quello più lontano, non so bene se a causa del Covid, col fatto che ho iniziato a lavorare, vi giuro, cioè mi sembra di aver rimosso una marea di cose. Comunque sia, sono qui appunto per parlarvi del terzo e ultimo anno di infermieristica. Comunque sia, voglio darvi una sorta di infarinatura appunto del terzo anno e di raccontarvi un pochettino come ho affrontato io il mio anno accademico appunto 2019-2020. È stato ovviamente un anno particolare perché è stato influenzato da tutta questa situazione del Covid ovviamente. Nessuno si aspettava una cosa del genere, però purtroppo è successo, insomma. L'anno è stato strutturato sempre in due semestri, primo semestre e secondo semestre. Di tirocini ne abbiamo fatti tre. Ovviamente il terzo anno è un po' l'anno, insomma, un po' l'anno finale, un po' il riassunto di tutto, soprattutto del secondo anno, ma poi c'è tutta l'area critica che ovviamente noi abbiamo fatto, come per esempio chirurgia generale, anestesiologia, esami che comunque facevano parte tutta la parte della clinica che faceva parte di un esamone grosso di infermieristica in area critica, ovviamente, perché noi facevamo sia la parte clinica che la parte di infermieristica. Quindi ovviamente avevamo anestesiologia, chirurgia generale, medicina interna nuovamente e ovviamente tutta la parte legata all'infermieristica di area critica. Un'altra parte ovviamente che abbiamo fatto è stata un po' un mix di materie che stavano dentro questo blocco di esami che si chiamava organizzazione della professione infermieristica, in cui appunto dentro abbiamo fatto appunto organizzazione della professione infermieristica e del diritto del lavoro, abbiamo fatto anche economia aziendale, ho fatto anche medicina legale, interessantissima come materia, ma è stata super super cioè io mi ricordo di una pesantezza quell'esame, è stata una cosa allucinante, però abbiamo fatto anche medicina legale, interessante ovviamente, però era bella pesantina. Poi abbiamo fatto anche tutta la parte di infermieristica della disabilità. Nel terzo anno abbiamo ripreso tante materie degli anni passati, ovviamente in maniera più approfondita. Dipende poi tantissimo da ateneo in ateneo, ovviamente, quindi noi fondamentalmente abbiamo ripreso un po' le materie fatte del secondo anno e sono state proprio mirate sull'area critica. Il terzo anno poi è l'anno anche in cui si fa il BLSD e così almeno, cioè almeno la mia università lo faceva, ecco, anche perché lo dovete avere per forza. L'ho fatto pochi mesi prima della laurea, era il settembre 2020, una cosa del genere. Gli esami li avevo sia scritti che orali, ma poi ovviamente nella seconda parte dell'anno a causa del Covid sono diventati tutti orali in questa stanza, tra l'altro, cioè io ho fatto gli esami in questa stanzetta. Vi racconto un po' la prima parte dell'anno. Ovviamente io mi ricordo di aver iniziato di nuovo il terzo anno con sempre una prova di calcolo, sempre sui farmaci, su tutta la terapia, tutta la preparazione della terapia sotto forma di questi solving problem. Appunto abbiamo iniziato subito il terzo anno e io, se non mi sbaglio, proprio nell'ultima parte del 2019, nell'ultimo periodo del 2019, sono andata quasi subito in tirocinio. Il primo tirocinio che ho fatto è stato appunto in una comunità psichiatrica. Mi facevo tipo 60 km andata e ritorno, una cosa del genere, perché abitando ovviamente a Milano era bello lontanino. Mi ricorderò sempre questo episodio, ve lo devo raccontare, che il mio primo giorno di tirocinio è stato un miracolo perché pensavo di morire per strada. Cioè è stato un miracolo che io fossi arrivata appunto viva. Pioveva tantissimo, ma vi giuro che c'era una pioggia che non lo so, ricordo rare volte una pioggia del genere con me in macchina con le ruote che non toccavano l'asfalto, perché praticamente c'era la macchina che navigava, c'era tutto allagato, però mi ricordo di essere arrivata viva quel giorno. È stato il mio primo giorno di tirocinio. Questo tirocinio si concentrava tantissimo, vabbè, a parte la terapia, perché comunque la mia appunto assistente di tirocinio mi aveva fatto studiare una marea di farmaci, insomma così, e in più non era tanto impegnativo come tirocinio, però era pesante a livello psicologico, secondo me. Il fatto anche di non dover come si dice, per forza andare a salvare per forza vite, cioè stare proprio come se fossimo in un reparto,
Stare in una comunità psichiatrica, a volte uno dice, vabbè, ma cioè, tirocinio, che cosa vai a fare? Io andavo a fare praticamente le passeggiate con loro in palestra, facevo tutte le loro attività che facevano, cioè tutto quello che facevo con gli animatori, che facevano loro con gli animatori lo facevo anch'io. Ok, anche perché comunque li seguivo praticamente a 360 gradi. Non è stato semplicissimo perché a volte il paziente psichiatrico ti può chiedere determinate cose, è scomode, si potrebbe irritare. È stato un bellissimo tirocinio, assolutamente. Sotto certi punti di vista è stato un po' pesante, proprio anche a livello psicologico. Mi ha aperto sul dialogo e proprio anche sulla gestione un po' del paziente psichiatrico, ecco. Mi ha aperto vie che non pensavo ci potessero essere, ecco. O comunque non pensavo di esserne capace. Subito dopo abbiamo ripreso le lezioni, diciamo che c'è stato periodo lezioni, tirocinio e lezioni di nuovo. E ovviamente appena abbiamo finito, insomma, la seconda parte delle lezioni, ovviamente è scoppiata questa situazione del Covid. A marzo del 2020 io sarei dovuta andare in tirocinio, ma ovviamente è rimasto tutto bloccato. Quindi cosa è successo? Abbiamo iniziato a fare esami online, fondamentalmente. Io per fortuna avevo dato l'esame di organizzazione in presenza, ecco, è stato uno degli ultimi esami che io ho fatto scritti ed era, se non mi sbaglio, gennaio, una cosa del genere. Poi avevo un esame del secondo anno che mi portavo dietro, che per fortuna ho passato e, prima della situazione Covid, ovviamente, e quindi ero in pari, insomma, col terzo anno tranquillamente. Quel periodo lì, ovviamente, cioè, che è stato marzo, aprile, maggio, giugno, abbiamo semplicemente dato gli esami, siamo sempre stati lì fissi, insomma, a dare esami su esami, studiavo, davo esami, insomma, quella è stata un po', quello è stato un po' il mio periodo di lockdown vero e proprio, oltre al fatto che io ovviamente avevo una persona che lavorava a stretto contatto con i Covid, perché Marco in quel periodo ha lavorato in una situazione veramente brutta, brutta, e io avevo l'ansia perché ogni volta dicevo, Madonna, questo mi torna e se l'è preso, mi torna a casa e se l'è preso, cioè, credetemi, non è stato per niente un bel periodo perché l'ho vissuta dall'esterno la prima ondata, cioè, ho vissuto il Covid dall'esterno durante la prima ondata e credetemi che pensare che un vostro caro, comunque il mio fidanzato, è lì con, insomma, una situazione abbastanza tragica, pesante, non solo a livello mentale, ma a livello fisico, perché lui doveva stare attento a tante cose là dentro, non è stato bello per niente. Insomma, è stato un po' tutto a rilento perché ovviamente la didattica online, per fortuna le lezioni le avevamo già finite, però comunque anche il fatto di dare gli esami online, cioè, è stato bello per niente, ecco, soprattutto per noi studenti, perché io sono stata fortunata, sono riuscita a laurearmi alla prima sessione, ho finito tutto in tempo, eccetera, però non è stata una passeggiata come tanti credono e dicono, vabbè, tanto avete il tempo di studiare, studiate, sì, è vero, però c'erano tante cose attorno che ovviamente non sono state belle, ecco, non è stato un bel periodo assolutamente. Arriva quindi luglio 2020, e niente, io faccio il tirocinio in pediatria e ovviamente abbiamo fatto pausa tipo di circa una quindicina di giorni, se non mi sbaglio, non vorrei dirmi una cavolata. Secondo me erano anche meno di 15 giorni ad agosto, perché noi abbiamo fatto tirocinio a luglio fino alla prima di agosto, cosa che non esiste, cioè non esiste né in cielo né in terra che uno faccia in una situazione normale il tirocinio durante le vacanze estive fondamentalmente, e poi a fine agosto abbiamo ripreso fino a circa fine settembre, fino alla terz'ultima settimana di settembre, metà della terz'ultima, giù di lì, ho fatto il terzo tirocinio. Il secondo tirocinio è stato bellissimo perché, vabbè, sapete la mia passione per i bambini, io poi ho lavorato poi dopo nello stesso reparto, quindi insomma, mi è piaciuto tantissimo, mi è dispiaciuto tantissimo, se devo essere sincera, mollare, perché mi è dispiaciuto. Cioè, nel senso, se ci fosse comunque magari un'altra possibilità di entrare in un'altra pediatria, sicuramente, cioè, probabilmente lo farei. È l'unico modo per potermi far tornare dentro un ospedale, sicuramente, ecco, quello dell'ambiente pediatrico, che sia la terapia intensiva neonatale o sia una pediatria. Ma al di fuori di quello, spero vivamente di non dover entrare per forza. Per forze maggiori di nuovo in ospedale. Ed è stato un tirocinio tosto, tosto, perché si faceva matematica tutti i giorni. Però è stato bellissimo, ma proprio bello, bello, bello. E tra l'altro, sia nel primo che in questo tirocinio ho presi 30. Sì. Fino ad arrivare al terzo tirocinio. Altra cosa, in pediatria, si impara tantissimo a rapportarsi con il bambino, rapporto genitore-bambino.
che può piacere o non piacere, è un ambiente molto di nicchia che devo dire io come bagaglio me lo porto perché ad oggi comunque se mi posso permettere di fare anche dei prelievi pediatrici lo devo anche a dove ho lavorato, a dove ho fatto tirocinio e dove poi ho lavorato assolutamente. Per fortuna, cioè mi tengo prezioso questa capacità che ho, ecco, assolutamente. E come terzo ultimo tirocinio, perché ovviamente io avevo finito gli esami a giugno, tutti l'ultimo esame di area critica l'ho dato a giugno, luglio sono andata in tirocinio, poi a settembre sono andata in tirocinio di nuovo, fine agosto, insomma, settembre, e l'ho fatto in una terapia intensiva neurochirurgica barra subintensiva, perché in realtà andavamo un po' qua, un po' là, cioè in base, insomma, un po' come ci si organizzava con i turni. E devo dire che lì, cioè, lì mi si è aperto veramente un mondo, infatti sono stata contentissima di aver concluso il tirocinio là dentro, perché effettivamente poi ho visto il paziente critico, il paziente proprio, cioè, paziente paziente, no? Quello strong. E ho avuto una super, super, super assistente di tirocinio. E tra l'altro sono uscita con 30 lodi in cui il tirocinio cioè è stata tosta, perché è stata tosta. Io ho corso fino al mio ultimo giorno finito con una notte ed è stato allucinante, cioè vi giuro, allucinante, però mi è piaciuto veramente troppo. Poi tra l'altro in quel periodo stava ritornando, cioè c'era la seconda ondata in corso, perché poi a fine anno 2020 comunque eravamo di nuovo in zona rossa quando poi mi sono effettivamente laureata, quindi per fortuna ho finito il tirocinio e poi quell'area è diventata tutta Covid di nuovo, perché ovviamente noi non eravamo vaccinati, noi non potevamo entrare nelle aree sporche Covid. No, però un bellissimo ricordo poi in più, veramente, cioè lì gestione del paziente a 360 gradi, cioè ho imparato una marea di cose, ho imparato a broncoaspirare, ho imparato a gestire le tracheo, il sondino rettale, la PEG. Ho visto la CVVH, cioè lì si vedono veramente tantissime cose, ma proprio tante, 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 tante. Ed è stata un'esperienza proprio, cioè, bellissima, anche solo la preparazione della terapia consistente, cioè ogni mattina si facevano una marea di attività, insomma, oltre ad esserci in quel caso lì purtroppo anche l'igiene, perché in un paziente complesso ha attaccato 800 macchine. Io la prima impressione di quando sono entrata è stata questa: oh mio Dio, cioè ho visto un corpo e tutti sti fili ammassati su di lui e tutte ste macchine, ste pompe attorno. Io vi giuro, quando ho visto questa cosa ho detto, mio Dio, ma adesso, cioè, muoio qua io. Però devo dire che dopo, in realtà nel momento in cui mi sono abituato, ho ingranato un pochettino, poi è stata veramente un'esperienza, cioè, che mi ha dato tantissimissimissimo, ma proprio tanto tanto. Di notte praticamente non si dormiva mai, ma vabbè, e si lavorava sempre lì, perdevi un po' la cognizione del tempo, perché tra l'altro, cioè, non c'era neanche una finestra, erano proprio aree chiuse con questa luce artificiale sparata. È stata un'esperienza abbastanza surreale, però mi è piaciuta tanto, devo essere sincera. Col senno di poi vi dico, non so se ci lavorerei in una terapia intensiva, perché vi giuro c'è stata una notte che mi ricorderò sempre, che a un certo punto c'era un paziente instabile, c'era un'emergenza poi in corso. E insomma, gli infermieri erano quelli che erano. E vi giuro, cioè, io non ho mai sentito così tanto suonare queste macchine. C'era il monitor che continuava a suonare, non lo sopporto. Cioè, vi giuro, io ad una certa stavo andando proprio, cioè, mi stava venendo lo schiribizzo dei 5 minuti così, che stavo proprio sclerando perché volevo semplicemente un po' di silenzio, ma non era possibile perché già c'era l'emergenza lì che stavano intubando, eccetera, eccetera, eccetera. Sulla mia sinistra c'era questa macchina, continuava a suonare, però ovviamente tutti erano concentrati sul cercare di salvare la vita a quell'altro. Insomma, non è stata una bella situazione, vi giuro, che con tutti quei macchinari, pipim, 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 tiri, 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 cioè tutto così, mamma mia, mamma mia, è stato pesante, cioè mi ricordo veramente quella notte come una notte, ma proprio non pesante di più. Però devo dire che è stata un'esperienza veramente, veramente bella. E chi non vive la terapia intensiva, io adesso
Cioè, ho lavorato con i Covid, ma comunque non stavo in terapia intensiva. Secondo me deve essere stata veramente, veramente difficile. Non è stato semplice in questi ultimi 2 anni, ormai quasi 3, perché comunque siamo in una situazione di stallo. È vero che non c'è più il lockdown vero e proprio nelle terapie intensive, il collasso, grazie al cielo, cioè grazie al vaccino, direi. Però già solo in una situazione normale una terapia intensiva è impegnativa. Immaginatevi in una situazione come quella col Covid. Io mi sono un po' dilungata, scusatemi, però ci tenevo a raccontarvi più che, insomma, più che darvi un'infarinatura, anche raccontarvi comunque l'ho vissuta io. È stato un anno particolare, è stato un anno, insomma, difficile sotto tanti punti di vista, che però mi ha arricchito tantissimo. E ovviamente dopo questo tirocinio qui, a novembre, il 18 di novembre, io mi sono laureata. Volevo solamente dirvi un'ultima cosa, degli obiettivi del terzo anno, delle varie procedure, ovvero noi abbiamo potuto fare l'EGA, l'emogastanalisi, la gestione anche della CPAP, la procedura sulla broncoaspirazione, terapia intensiva, broncoaspiravo. E se non mi sbaglio, queste erano tutte quelle procedure da aggiungere alle varie procedure precedentemente che avevo citato nei precedenti video, tra prelievi, il CVP, l'intramuscolo, eccetera, 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 eccetera. Invece, per quanto riguarda tutta la stesura della tesi, io alla fine ho deciso di non fare questo nella mia università, di non fare una tesi sperimentale, ma di fare un elaborato. E questo dipende un po' dalle vostre università, come siete organizzati. Cioè, gli atenei sono tutti diversi, io non lo so come si fossero organizzate le altre università. Sa che io avevo fatto un elaborato e avevo deciso di farlo nell'ambito della salute mentale, perché mi ero appassionata fondamentalmente della psichiatria, mi era piaciuta particolarmente la materia, comunque ero stata in comunità psichiatrica. E nel tirocinio dove sono stata c'era stata un'aggressione a un operatore sanitario poco prima che io arrivassi, ma tipo 2 giorni prima del mio arrivo. E quindi, insomma, non si faceva altro che parlare di questo episodio di aggressione, ok? E quindi alla fine ho deciso appunto di fare la tesi, il mio elaborato, insomma, sulle aggressioni agli operatori sanitari e esperienze vissute degli infermieri nell'ambito di salute mentale. Perché io ho iniziato letteralmente a scriverla a giugno, subito dopo il mio ultimo esame. Ho finito gli esami e ho detto, ok, ad oggi mi metto realmente a stendere qualcosa. Devo scrivere un'introduzione già da mo', perché io, diciamo che la mia università ci ha assegnato i relatori, non siamo stati noi a doverli cercare. Questa qui è appunto la mia tesina. E allora, sì, questa qui l'ho fatta tra l'altro stampare in una fotocopisteria vicino all'università di Bicocca qua a Milano. E niente, il colore era appunto blu così. Blu navy, come anche il mio vestito, e tra l'altro invece come si dice, la scrittura era oro rosa, bronzo, come si chiama. Mi ricordo, voglio leggere questa frase che avevo visto in una citazione di un telefilm che ho seguito barra sto cercando di finire di seguire, che è appunto di This Is Us. E chi ha visto This Is Us sicuramente si ricorderà questa citazione, ovvero: il trucco non è cercare di tenere separate le gioie dalle tragedie, ma di lasciarle coesistere l'una con l'altra. Se riesci a farlo, se riesci ad andare avanti con gioia e angoscia mescolati dentro di te, senza mai sapere quale avrà il sopravvento, beh, spesso la vita si mostrerà più bella che tragica. E vabbè, vedendomi ricordo quel telefilm lì, ho detto no, vabbè, non posso non inserire questa frase dentro cioè dentro il mio elaborato, assolutamente. Dentro questo elaborato ho parlato anche appunto della stigmatizzazione nell'emergenza pandemica Covid-19, quindi ho messo anche un po' questa situazione del Covid sotto consiglio anche del mio relatore. E non so se leggervelo, perché insomma, cioè solo l'introduzione sono un po' di pagine, cioè neanche tante in realtà. Però l'ho strutturato con introduzione, metodi, corpo di testo, conclusioni, bibliografia e ringraziamenti. Però ci tenevo a leggervi i ringraziamenti. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor, vabbè, il cognome del professore, che nonostante il periodo di forte difficoltà a causa della pandemia Covid-19, con molta disponibilità mi ha sostenuta e aiutata nella realizzazione di questo elaborato, perché lui, diciamo che era un pezzo forte
dentro l'ospedale agganciato alla mia università e quindi era veramente, cioè, preso a lavorare e a fronteggiare questa emergenza Covid. Quindi diciamo che nonostante la distanza, perché comunque c'eravamo, cioè ci si sentiva tramite Sky, tipo una cosa del genere, e sì, Sky, buonanotte, tramite Skype. Però, cioè, non è stato semplice contattarlo, ecco. Adesso la sede di tirocinio è nella comunità ad alta assistenza, CRA, di Besana Brianza, che nonostante l'episodio di aggressione che ha dovuto affrontare, mi ha dato la curiosità di approfondire maggiormente questa problematica, ancora presente in molti ambienti sanitari lavorativi. Ringrazio i miei compagni di corso che sono sempre stati presenti in questi 3 anni di percorso universitario, per tutti i pranzi passati insieme, per le risate durante le pause da lezione, per le corse sotto la pioggia tra un edificio all'altro, per tutte quelle patatine fritte con maionese comprate al bar, così da addolcire quei uggiosi pomeriggi di lezione. Ringrazio la mia famiglia che nonostante Ringrazio la mia famiglia che, nonostante tutte le incomprensioni avute in questi anni, mi ha supportato in questo mio percorso, soprattutto nei miei momenti di maggiore sconforto e di instabilità mentale ed emotiva. Perché ho deciso di concludere il video così? Boh. Ringrazio Katia e Luca per esserci sempre stati nel bene e nel male, per avermi sostenuta e mai abbandonata nel momento più buio della mia vita. Non dimenticherò mai i pomeriggi passati a studiare in biblioteca, le merende con le tisane calde e le torte dell'Estelunga. Ringrazio Beatrice per avermi appoggiata nel mio voler cambiare percorso universitario, di esserci sempre stata fino all'ultimo. Ringrazio Elisabetta, la mia persona, che posso considerare la mia sorella mai avuta. La ringrazio per esserci sempre stata nonostante le distanze, per aver supportato i miei pianti, i miei problemi, per avermi sempre rispettata e mai giudicata e per avermi supportata. Non dimenticherò mai tutti i pomeriggi passati anche a vagare senza meta in centro a Milano, parlando delle nostre vite e delle incertezze del futuro. E infine, ma non meno importante, ringrazio Marco per essere stato sempre costante e presente, per avermi sostenuta ed incoraggiata a migliorarmi e per essere non solo il mio compagno di vita, ma anche la mia grande ispirazione. Niente, insomma, ci tenevo a leggerlo perché non so, forse l'avevo condiviso in qualche storia, però ci tenevo a leggerlo. Quindi nulla, ragazzi, questa è stata la mia esperienza del mio terzo anno di università, in mezzo alla situazione Covid. Sono una di quelle che si è laureata in casa, in mezzo alla pandemia durante la zona rossa, perché ovviamente io mi sono laureata online di là in cucina. Il terzo anno è un po' la somma di tutto, cioè è un anno difficile, ma secondo me il secondo anno è più difficile, non lo so, ho trovato più difficile il secondo anno, il terzo è tutto in discesa tendenzialmente. A parte forse un po' la difficoltà magari nello scrivere la tesi, il relatore, eccetera, cioè portatevi avanti prima, cioè non fate tipo come me, che ho iniziato a giugno 2020 per novembre a scriverla. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e niente, insomma, ci tenevo veramente a fare questo video e volevo che venisse il più spontaneo possibile senza essere troppo arzigogolato, perché a parte che non sarebbe da me, poi perché era il video dell'ultimo anno. E nell'ultimo anno alla fine i giochi sono già fatti, quindi voglio dire. Abbiamo la fortuna che dentro questo corso di laurea, secondo me, si impara, cioè ci mette subito nel mondo del lavoro, ci fa capire subito che tipo di persone vogliamo essere al di fuori dell'università. E anche se io mi sono trovata abbastanza persa subito dopo l'università, però ho trovato, insomma, anch'io la mia strada, ecco, assolutamente. E nulla. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Niente, ragazzuoli, io vi saluto e ci vediamo sicuramente in un prossimo video.